Te lo volevo dire. Senti, facciamo i seri, sei pronto? Io sono prontissimo. Molto bene, allora io do il benvenuto virtualmente, come sempre, al nostro Simone in collegamento dal Festival di Cannes. Ciao! Aspetta, perché non ti sentiamo. Aspettami. Aspetta, faccio una cosa. Arrivo. Dovremmo Eccoci. Esserci. Siamo sì. pronti? Riproviamo. Eccoti, ora sì. Ah, eccoci qua. Ciao, sì, allora. Ciao. Un saluto di nuovo a tutti quanti. Vi racconto questa cosa un pochettino particolare che è successa in questi ultimi 3 giorni di festival. Mm-hmm. Allora, in concorso, quindi sono 3 film che appunto gareggeranno per aggiudicarsi la Palma d'Oro come miglior opera vista qui al festival, sono stati presentati 3 pellicole completamente diverse l'una dall'altra, che però raccontano tutte e 3 di una storia d'amore. Allora, la prima, perdonate il francese, io non l'ho mai studiato, quindi non so come si pronunci, comunque penso si dica Mon Roi, ovvero Il mio re. È una storia d'amore abbastanza classica, se vogliamo, con protagonista Vincent Cassel e Manuel Bercot, che sono una coppia di attori veramente, veramente brava, perché riescono a dimostrare sincerità, spontaneità e umanità in un film che è scritto bene, interpretato benissimo, ha qualche difetto, infatti non è stato molto gradito qui al festival, però ad ogni modo si lascia guardare, anche perché, come vi dicevo, la trama non è tra le più originali in assoluto. Poi, la seconda storia, se vogliamo, d'amore è quella raccontata da Todd Haynes con il suo film Carol, che invece, grazie alla bellissima interpretazione anche qui delle 2 attrici protagoniste, per l'appunto di Rooney Mara e Kate Blanchett, racconta una storia d'amore omosessuale, quindi tra 2 lesbiche vere e proprie. È un film delicatissimo, molto elegante, applaudito tantissimo sia dal pubblico che dalla stampa. C'è da dire anche che Todd Haynes è un regista molto molto amato, sia qui che a Venezia ad esempio, un po' in tutto il mondo, in tutti i festival. Non ha smentito di saper fare cinema, non è sicuramente uno dei suoi film migliori, se vogliamo, però di sicuro rimane un'ottima opera, un'ottima pellicola che ha fatto parlare di sé in maniera positiva. E per finire, oggi, proprio oggi, l'ennesima storia d'amore, quindi la terza di questi 3 giorni di weekend in qualche modo, che racconta però una storia abbastanza scandalosa. Siamo attorno al 1600-1500 e la regista Valérie Donzelli, una regista francese che ha avuto modo di farsi conoscere qualche anno fa con un film che si chiamava La guerra dichiarata, molto bello tra l'altro, racconta la storia d'amore tra 2 fratelli. Quindi un incesto, tematiche molto forti, molto importanti. Lo stile, se vogliamo, non è tra i più riusciti, non è tra i più azzeccati per i temi scottanti, appunto, importanti che la regista vuole andare a toccare, e forse anche per questo che il film non è stato gradito moltissimo, però bisogna vedere, perché comunque tutti questi titoli hanno avuto modo di presentare degli attori davvero in forma, quindi sia mai che la giuria premierà non con la Palma d'Oro questi 3 film, ma magari con qualche premio appunto per la performance attoriale maschile o femminile. Infine ti ricordo semplicemente che domani è l'attesissimo giorno di Paolo Sorrentino, presenterà qui il suo ultimo lavoro che si intitola Iazza, ed è molto atteso in quanto 2 anni fa Sorrentino venne qui al festival a presentare La grande bellezza, non vinse nessun premio e poi si aggiudicò l'Oscar alla fine, appunto alla fine della competizione mondiale, insomma. Quindi i francesi lo aspettano molto, perché in qualche maniera hanno peccato nel non premiare La grande bellezza finché poi appunto vinse l'Oscar, ecco. Dunque c'è molta attesa, anche perché ricordiamolo, Iazza è un film diretto da Sorrentino con una produzione italiana ma con un cast internazionale, quindi ci sarà Michael Caine e Harvey Keitel come protagonisti. Ultimissima news, poi ti saluto, Nanni Moretti ha presentato qua Mia madre 2 giorni fa ed è stato accolto molto molto bene, quindi potrebbe essere uno dei favoriti al premio finale, insomma. Molto bene, allora Simone, grazie come sempre, ci risentiamo domani, buona serata sempre lì dal festival, grazie. Ciao. Grazie a te, a domani, un saluto a tutti, ciao. Ciao.